Ma è un peccato perché la partita è stata fatta, è stata una buona gara contro un avversario in questo momento che ha dato tutto perché siamo lì in basso per la classifica e quindi queste partite hanno dato tutto. Noi dal punto nostro abbiamo fatto solo una buona gara e non credo che ci abbiano impensierito così tanto, buttavo solo questa palla lunga e una di queste palle lunghe hanno trovato il rigore. Noi dal fronte nostro abbiamo Eri vicino all'episodio Cinci qualcosa? Credo che sia all'interno dell'area di rigore, però adesso non so se il contatto c'è stato o no, però comunque un po' era, secondo me un po' era dubbio. Però il problema non è il rigore dubbio, il problema è che dobbiamo essere in alcune circostanze due partiti vicini, perché il calcio è così, se non chiudi le partite, poi dopo alla fine la paghi, però adesso guardiamo il bicchiere mezzo pieno, la partita è stata fatta, abbiamo creato tanto, c'è stata una buona gara di intensità e adesso ricarichiamo le batterie e affrontiamo l'ultima partita della serenità. Ma purtroppo tante volte è accaduto questo, tante volte abbiamo ripreso le partite insieme a vincerle. Ci sta, il calcio è così, il calcio è bello per questo, ti dà e ti toglie, quindi dobbiamo essere bravi e concentrati a sfruttare le occasioni che creiamo durante la partita, dobbiamo essere più cinici in alcune circostanze, però l'importante è arrivare, se uno non arriva è un problema, infatti noi ci arriviamo e dobbiamo solo migliorare quell'istante finale e cercare di essere più cinici. Io faccio quello che mi dice il mister, se il mister mi dice di giocare male non gioco lì. Però la tua sensazione? Ma io certamente non sono una mezz'ala di gamba, non è che ho fatto tanti gol in carriera, quindi sono più mediano e quindi è normale che la posizione più preferita, è quella davanti. Però da mezz'ala cerco di dare equilibrio, sostanza, e nel calcio è importante perché senza l'equilibrio non puoi andare da nessuna parte.